Allora, possiamo cominciare, grazie di essere qua, ringrazio anche il sindaco Toni, ringrazio Alessio e Niccolò, questo prima non lo vedo più. E, ora, questa sera io insomma sono un po' curioso di come andrà a finire, perché come ho scritto anche per il comunicato stampa, volevo che fosse un dibattito libero. Noi in questo momento abbiamo un grosso problema come distretto industriale locale, manifatturiero, nell'affrontare questa crisi finanziaria che si è venuta ad aggiungere alla crisi strutturale del territorio. E per questo motivo a me piaceva, abbiamo invitato il colloquio, perché oltre ad essere un esponente politico, è anche una figura tecnica di esperienza internazionale che in qualche modo può essere di supporto alla nostra discussione. Io questa sera vorrei fare interventi relativamente brevi, ognuno di noi, chi vorrà contribuire a questa discussione sarà più che ben accetto, interventi relativamente brevi, proprio una discussione, un brainstorming collettivo. Vediamo se riusciamo stasera a capire qualcosa di più. Rispetto a mezz'ora fa. E quindi io passo la parola a Niccolò, gli chiedo tanto grazie di essere venuto qua. Ti voglio fare una domanda subito. Una situazione come quella del compreggiato del cuoio sicuramente non è unica in Europa, un distretto industriale locale di tipo manifatturiero che ha insomma in qualche modo subisce una difficoltà strutturale ma anche finanziaria in questo momento e che purtroppo non è più in grado di fornire quella ricchezza al territorio che forniva fino a pochi anni fa. Per le tue esperienze, per l'esperienza che i tuoi colleghi a livello europeo, come hanno agito altri? Quali sono stati gli strumenti, non solo politici ma magari anche sociali, che ti è capitato di vedere, di fare l'esperienza, insomma. Grazie. Grazie mille. Tutto buonasera a tutti quanti. Guardate, rispetto alla domanda come questa, che è una domanda per sé circostanziale, abbiamo distretto il cuore, le cose vanno male, come cercare di uscire, che cosa è accaduto in altri paesi, come vanno in altri paesi le cose, quali sono le politiche efficienti che altrove sono state intraprese. Le cose che si possono dire, almeno a noi, sono, a mio modo di vedere, noi dobbiamo innanzitutto avere il coraggio di prendere la realtà e raccontarla con una certa verità. Cioè noi siamo un paese dove attualmente abbiamo una sorta di parola che diventa l'alibi di tutte le crisi, di tutte le difficoltà. C'è una crisi, è una crisi finanziaria, una crisi che poi è diventata stretta sul credito, una crisi che poi diventa occupazionale, che diventa una crisi sociale. Giustifica le difficoltà di uno e degli altri. Adesso la crisi sempre vero che si superi, vedremo, e quindi ripartiremo, c'è il regalino di Natale che adesso il governo ha annunciato, quando in realtà anche per un distretto industriale locale, ahimè, scontiamo e scontreremo sempre di più dei problemi strutturali che crisi o non crisi noi continuiamo ad avere. E quello che a me dispiace è che questa crisi non ha permesso di cogliere l'occasione, quando le cose vanno male, tutto sommato c'è un incentivo generale a cercare di correggere, di intervenire, di modificare comportamenti e regole del gioco. E invece abbiamo cambiato quasi niente con questa crisi che almeno degli anni ci cresce.
Che cosa sono l'Atlante? Tu, rispetto al resto d'Europa, ora la lista delle anomalie italiane rispetto al resto d'Europa è molto lunga, se volete ve la posso raccontare brevemente, tra l'altro stiamo anche producendo dei compiti che mi sono prefisso e di creare una sorta di inventario, di rapporto sulla non Europa in Italia con tutta una serie di dati, di statistiche, molto semplici, senza alcun commento politico. Questo è un dato italiano, questo è un dato europeo. Dalle, vi dico uno, 650.000 auto blu che esistono in Italia, primo paese al mondo per auto blu, facendo la somma di ministeri con comunità municipalizzate, al secondo posto per auto blu nel mondo ci sono gli Stati Uniti, 650.000 l'Italia, 77.000 gli Stati Uniti. Al terzo posto la Francia, 70.000. Sono cose che ci sono, che sono dati, nessuno li ha contestati, di cui in Italia non si parla. E tante altre cose, per esempio, sono chicche, per così dire, in realtà si aprono delle voragini di grano, già hanno dato un po' questo. Ma, prima cosa, cercare di riflettere su che cosa sarà l'Italia, l'Europa, l'Italia all'interno dell'Europa, di qui a 50 anni. Allora, noi veniamo da una cultura manifatturiera, da una civiltà del lavoro. Ci piace lavorare, ci piace creare un prodotto, ci piace possibilmente farlo bene, ci piace venderlo, ci piace andare in Russia, conquistare i mercati, ci piace farlo. E possibilmente ci piace creare un dato di questo distretto soltanto, ci piace farlo, non dico da soli, ma ci piace farlo attraverso il modello della piccola impresa, addirittura a volte della piccola impresa familiare. Micro impresa. Ora, di qui a 50 anni, l'Europa ha già perso il treno della grande produzione agricola. L'agricoltura europea, italiano, sopravvive attraverso sovvenzioni. C'è stata la riforma nel 2000 che ha cambiato un po' alcune cose, perché oggi un'agricoltura che è sovvenzionata soprattutto per mantenere il paesaggio, tutelare il paesaggio, conservare l'equilibrio e l'ambiente, benissimo, ma c'è di fatto un sostegno a questa attività. Noi tra 50 anni, in realtà anche oggi, sulla grande produzione agricola, non abbiamo spazio, non abbiamo materie prime. Noi abbiamo l'Europa, qualcuno ce l'ha, sicuramente non abbiamo l'Italia. Noi abbiamo, e per un distretto industriale che è una vera riflessione, capitale umano. Dalla Turchia al Marocco, versante meridionale mediterraneo, il 50% della popolazione ha meno di 18 anni. Capiamo da soli che cosa sarà il Mediterraneo tra 20 anni. In un paese come il Bangladesh, il 50% della popolazione ha meno di 15 anni. Bangladesh, tra l'altro, anche la destinazione di immigrazione in Italia e in Europa, l'Italia al secondo posto dopo la Gran Bretagna. Non è il capitale umano, questo della, di una popolazione che invecchia, è un tema europeo, ma naturalmente voi sapete che l'Italia è molto diverso con anche l'Europa rispetto agli altri, con dei tassi più bassi. E poi abbiamo una produzione industriale sempre più incalzata dalla concorrenza cinese, che è brutta bestia per così dire. Concorrenza cinese non si riesce ancora, nessuno ha capito cosa fare con questo miliardo, 300 miliardi, 800 milioni di operai, di cultura anche loro del lavoro. Basta tecnologia, ma sempre più sarà anche attento a un certo contenuto tecnologico che dice. E non c'è la Cina, c'è il Vietnam, l'India, miliardi di persone, la sfida sull'industria manifatturiera dell'Europa sotto questo profilo prodotto di base la perde. La perde di qui a 50 anni.